Ma ciao caro Ricky in via Uniform 1, Papa Zulu Charlie. Questa mattina ho aperto la posta elettronica e ho trovato una tua QSL EQSL elettronica. Sono rimasto molto interessato dall'argomento, però in ogni caso io non so minimamente di cosa si tratti e non saprei neanche come muovermi o districarmi tra quelle che possono essere le applicazioni per rispondere. Ovviamente non ti devi preoccupare, sono qui apposta e cercherò di spiegartelo nel modo più semplice possibile. Andremo ad utilizzare oggi due siti, due servizi che ho trovato e che ritengo decisamente facili da utilizzare. Il primo che andremo ad utilizzare si chiama Map4M e quindi, come sempre, apriamo il nostro motore di ricerca e andiamo a digitare www.map4m.com e diamo l'invio. Mappa ponti ripetitori radioamatori. Ovviamente, se non ti sei registrato, dovrai seguire una piccola procedura di registrazione. Io entro a gamba tesa, accedo, accedo, mi accesso è stato consentito e nella prima pagina noi abbiamo un menu molto importante che il buon Diego ha studiato per noi e tra queste voci troviamo anche EQSL. Verrai subito riportato in questa schermata. Ovviamente trovi già la mia EQSL che mi sono creato con il programma di ritocco grafico, nel quale trovi anche le mie indicazioni, i vari social che ho creato e per i quali io ti chiedo di iscriverti. Trovi anche il QR code se vuoi eventualmente farlo in modo molto molto più veloce. Una volta creata la tua EQSL non devi fare altro che caricarla. Farai clic sul pulsante sfoglia, andrai a selezionare il file e farai carica. Il risultato finale sarà questo. Nulla ti vieta eventualmente di scattare una fotografia del sito che tu hai attivato, come nel mio caso referenze Pota o Sota, e non hai bisogno neanche di creare quella che è una grafica. Scelta la grafica, caricata, anche una semplice foto può andare bene, mi raccomando. Non dobbiamo fare altro che crea ed invia. Ci clicco sopra, la grafica l'abbiamo già scelta, andiamo a inserire i dati del QSO. Se vogliamo mettere il locatore nel quale abbiamo effettuato l'attivazione o semplicemente il locatore della nostra abitazione, il nostro QTH. Allora, Giulietta November 45H, a chi manderemo questa QSL? Viva la fantasia, India Uniform 1, Papa Zulu Charlie. Ovviamente i dati sono fittizi, eh? Andiamo a creare un qualcosa che nella realtà non è mai accaduto. Allora, facciamo che ci siamo collegati in SSB in 14.285, che se non ricordo male è la frequenza QRP della banda dei 20 metri. Il rapporto che abbiamo ricevuto 5.9. E cosa scriviamo al buon Ricky? Opla, cambiamo il carattere, scriviamo ciao Ricky, questa è di prova. Scegliamo il layout, basta solo cliccare, basta scegliere anche la trasparenza dello sfondo. Adesso vi farò vedere che cosa. Altri diciamo caratteri che uno può andare a scegliere, la filigrana, ok? Ovviamente, essendo concesso da Map4M, dobbiamo lasciare anche un po' di pubblicità per loro, non possiamo pretendere di rimuoverla. Clicchiamo su Crea EQSL. Benissimo, eccolo qua, la famosa pubblicità che dobbiamo dare obbligatoriamente e riconosciamogli al buon Diego per il lavoro che ha fatto, il lavoro eccellente che ha fatto, la troviamo qua in basso. Però tutta la nostra grafica è rimasta invariata. Ecco quei dati che siamo andati a inserire. Papa Zulu Charlie si trovava in questo QTH e conferma quello che è stato un QSO in SSB. Ecco tutti i vari dati e questa è la frase che abbiamo scritto. Il programma andrà ad estrapolare direttamente da QRZ quello che è l'indirizzo email e mi dice che l'indirizzo email è già presente. Ho letto e compreso, clicco su spedisci, faccio ok, rifaccio ok. L'email è stata inviata correttamente. Ed ecco che se vado a leggere la mia posta elettronica, scopro che il buon India Uniform 1 Papa Zulu Charlie mi ha inviato una EQSL. Vi piace? Spero di sì. Ovviamente la vedete esplosa direttamente, chiamiamola proprio così, esplosa in quello che è il contenuto della mail. Un'alternativa a quello che può essere l'ottimo programma che ha studiato il buon Diego, ovvero Map4M, è
Ham Radio DX. Ovviamente poi questi link ve li metterò sotto, perché sennò sarebbe impossibile ricordarli a memoria. Clicchiamo sopra, apriamo il sito e già qua capiamo che ci troviamo davanti a un qualcosa che ci permette di creare o delle QSL o addirittura anche degli award, quindi dei premi o comunque dei diplomi di attività che abbiamo svolto. Allora, clicco su inglese in modo che l'eventuale email che il corrispondente andrà a ricevere sarà in lingua inglese e non spagnola. Andiamo su QSL Creator. Allora, appena aperto capisci subito che se devi inviare una QSL individuale non devi fare altro che cliccarci sopra. Abbiamo detto che scegliamo la lingua inglese, quindi inviamo una QSL individuale, andremo a compilare quelli che sono i campi obbligatori e eventualmente quelli che sono i campi del nostro corrispondente. Allora, facciamo una considerazione. Secondo me, per un QSL individuale ha senso utilizzare l'OptimApp del buon Diego. Se invece tu hai fatto molti collegamenti, magari anche solo per un'attivazione POTA, SOTA, un award, eccetera, eccetera, magari la procedura potrebbe diventare troppo lunga. La potenza di questo nuovo sito è data da QSL Creator, ovvero QSL ADIF. Cosa succede? Noi qua dobbiamo andare a caricare quello che è un file ADI. Ovviamente se tu hai fatto un'attivazione POTA o SOTA, sai che puoi andare ad esportare il file ADI dell'attivazione. Quindi cosa succede? Se tu vai a scegliere il file, come in questo caso il file che si chiama indiauniform1papazulucharlie.adi, puoi andare a inviare contemporaneamente le singole QSL, però con una sola pressione di un tasto. Allora facciamo subito delle considerazioni. Anche qua dobbiamo scegliere eventualmente o una QSL già, cioè un'immagine di sfondo già precompilata. Ok, guardate che belli questi posti, secondo me questa è la Norvegia, non lo so. Speriamo di andare a fare qualche attivazione quanto prima. E in tal caso ci clicco sopra e poi eventualmente vado a scegliere quelli che sono i vari parametri della QSL. Io vado a prendere quella che è la mia QSL personalizzata. Ovviamente devo aver compilato tutti quelli che sono i dati della stazione trasmittente, quindi nel mio caso di India Uniform 1 Papa Zulu Charlie. Una volta compilati questi dati vado a cliccare su Generate Card ed eccola qua la nostra EQSL. Ovviamente c'è un po' di sovrapposizioni di scritte e caratteri. Allora, quello che dicevamo prima per quanto riguarda il sito Map4M vale anche qua. Allora, secondo me, se voi scattate una foto e non andate a inserire la grafica come ho fatto io in questo caso, il programma vi andrà a mettere una scritta obbligatoria qua sopra e i dati del collegamento. Ovviamente questi colori si possono personalizzare. Allora, andiamo a scegliere ad esempio un nero e un'ombra nera. Viva la fantasia! Ok? Fatto questo, andiamo a scrivere il messaggio da recapitare. Scriviamo QSL POTA, facciamo un esempio, India Tango 0803, che è il parco fluviale del Po piemontese e percellese, e facciamo Send Car. Guardate la potenza di questo sito. Allora, lui dice che di tutto l'elenco ADIF che tu mi hai dato, nella realtà l'elenco ADIF conteneva solo un singolo collegamento di India Uniform 1 Papa Zulu Charlie, viva la fantasia, India Uniform 1 Papa Zulu Charlie ha un indirizzo email valido e ho inviato la QSL a India Uniform 1 Papa Zulu Charlie. Benissimo, andiamo a leggere l'email di Papa Zulu Charlie allora. Ed ecco qua il buon India Uniform 1 Papa Zulu Charlie ci ha inviato la sua EQSL. Questo è proprio quello che voi ricevete. Ovviamente da di qua potrete fare un clic destro, fare salva con nome, salvarla e archiviarla nel vostro database di EQSL.
La cosa semplice è proprio anche la facilità di rispondere a una QSL. Quindi chi la riceve clicca sopra rispondi QSL e si troverà nella stessa identica pagina. Allora, facciamo delle considerazioni. Secondo me, come detto in precedenza, questa alternativa Map4M può essere molto utile nel caso in cui voi abbiate tanti QSO, altrimenti diventerebbe molto molto lunga l'operazione e perdereste magari la pazienza. In ogni caso, allora, abbiamo imparato anche oggi qualcosina di nuovo, spero. Vi chiedo di iscrivervi al canale come sempre e in questo modo sarete sempre in grado di rispondere eventualmente una QSL oppure di inviarne una. È una cosa molto bella per chi gradisce questa tipologia di interscambio, non è obbligatoria come ben sapete, però in ogni caso può dare qualità al vostro diciamo operato in ambito radioamatoriale. Ad esempio, per me è molto bello inviare la QSL di un'attivazione, come è capitato lo scorso weekend dal Monte Tobbio, e far capire all'interlocutore che mi ha collegato in quali condizioni io stessi lavorando. Quindi valutate voi. Bene, vi auguro buona passione per la radio, buoni collegamenti e ci sentiamo alla prossima, ok? 73, ciao!